la prestazione della tua squadra questa sera, pensi anche con la reazione della tifoseria che qui sono cadute molte certezze, non credono più nei loro giocatori e l'unica ancora di salvezza sei rimasto solo tu? No, l'unica ancora di salvezza sono i calciatori. Io sono quello che mi devo prendere responsabilità se questi calciatori poi non funzionano, perché se come stasera si sta facendo una prestazione, si è fatta una prestazione, siamo in un momento sicuramente carico di difficoltà, perché siamo in difficoltà, si vede. Io sono il responsabile perché probabilmente non gli ho creato poi un contesto, un modo di lavorare dove possano esprimere il meglio di se stessi, perché in precedenza è stato così, per cui se poi il livello è questo qui o la fragilità è questa qui, perché sarà così fino in fondo, è segno che ci ho visto male, che ho scelto male, e quindi è sempre responsabilità mia un'altra volta, insomma, perché non è che si può stare a nasconderci, ecco. Secondo me quello dell'Inter è un posto splendido dove lavorare, e ci sono tutte le qualità per poterci lavorare bene. Prego. Buonasera mister, giustamente si parla nuovamente di problema psicologico, di fantasmi del passato, di situazioni già vissute. Lei diceva a fine mercato non è che deve arrivare il giocatore che dall'esterno ci risolve i problemi, però vedendo la prestazione del secondo tempo di oggi, per motivi diversi, sia Caramò perché magari ha la mente più sgombra, un giovane, e sia Rafinha perché viene da tutta un'altra realtà, è abituato al dribbling, a saltare l'uomo, possono dare una mano in questo momento invece ad altri che sono un po' più di testa, come a volte rassegnati o spenti? Grazie. Sì, la possono dare, come l'hanno data anche stasera, a parte che loro poi si erano un po' abbassati, c'è stata la reazione, perché quando poi non abbiamo più niente da perdere, la reazione c'è quasi sempre, è nel razionale che ci manca, nel ragionamento poi normale, naturale, che bisognerebbe fare, che ci manca. Quando poi sei in difficoltà vera, allora reagisci in maniera più dura, in maniera più convincente, perché non hai più niente da perdere. Secondo me Caramo è uno che ha delle fiammate importanti, ha delle buone qualità, però poi offre una prestazione di fiammate, cioè quando lui riesce a bruciare poi ha bisogno di recuperare, non ha una continuità, una fluidità di gioco, è un attaccante come caratteristiche, per cui io di questo sono estremamente convinto che la squadra per ora non può sostenere uno che non lavora con continuità, perché poi sì, lui si rifà le stesse due fiammate, però poi tu subisci ancora di più quello che è il gioco della squadra avversaria, tu subisci ancora di più dentro la partita. Rafinha non ha, e anche di questo sono convintissimo, non ha la partita nelle gambe. Ha la partita nelle gambe, però è un giocatore che ci può dare una mano, e è un giocatore che ha determinate qualità, ma bisogna che lieviti un po' tutto, bisogna riuscire a ricrescere su più cose. In questo giochino qui non c'è una, o quando le cose sono normali e sono su di un livello importante, allora ci può essere quello che ti dà lo strappo, quello quando però diciamo la cosa si è un po' appiattita, come in questo momento qui, non ci può essere quello. Bisogna andare sempre per dei ragionamenti razionali e facendo un passettino per volta. Per esempio, l'obiettivo deve essere quello di vincere un gioco, faccio per dire, un qualcosa che sia più facile da raggiungere quotidiano, dove tu
tu riprovi quella sensazione lì e di conseguenza ti riaumenta un passettino, due centimetri l'autostima, o tu pensi che sia possibile, perché in questo momento qui, soprattutto se hai un carattere un po' fragile, il cervello ti annulla tutto, proprio per quello che tu riesci a non reagire, capito? Ti abortisce sempre ogni cosa, perché funziona in questa maniera qui. Per cui due o tre cose, come dicevo prima, l'avrete anche sentito, che siano belle riconoscibili e che possano poi essere raggiunte, e si va di lì le due cosettine e poi si va al passo successivo, perché è così, si fa così, funziona così, e qualche soluzione in più ce l'abbiamo, perché che non abbiamo provato, e qualche cosa di più bisogna sempre fare, perché poi delle modifiche erano state apportate, per esempio mediano basso, le due mezzali. Due mezzali sono tre quarti, e stasera abbiamo fatto più confusione alle due mezzali, perché ci siamo spesso soffocati sulla loro linea difensiva, ci abbiamo perso palla, non c'erano molti spazi dove andarci a giocare. La stessa cosa della fluidità di palleggio, che non è di grande qualità in questo momento qui. E poi siamo un po' sottotono con diversi calciatori, e probabilmente dipende da che cosa si riesce a proporre, da che cosa riesco a proporre io, ecco. Qui le ultime due. Qui. Buonasera mister, per raggiungere un posto nei primi quattro cosa deve cambiare l'Inter rispetto all'ultimo mese? Bisogna ritornare a vincere qualche partita, perché poi a non vincere non puoi raggiungere queste prime quattro posizioni, cioè ci vogliono dei risultati dove si portano a casa tre punti, e ci vuole soprattutto ritrovare quel livello di qualità che ha la squadra. Prego, l'ultima. Ultimamente la squadra sembra formata da 11 giocatori che però non formano un insieme. Allora io le dico, per uscire da questa situazione, la domanda è questa: sarà più importante qualche accorgimento, forse una rivoluzione tecnico-tattica, o il riappropriarsi dell'aspetto puramente emotivo del calcio, cioè la cattiveria agonistica, il crederci, andare tutti nella stessa direzione con la bava alla bocca? Come dicevo prima, ci vogliono un po' tutte e due le qualità e le caratteristiche, perché poi anche in quello che è un cambio totale, bisogna sempre i calciatori abbiano le caratteristiche per poterlo portare avanti, quello che è un progetto tattico differente, ecco. Perché si può mettere anche le due punte, però le due punte, come si è fatto stasera, Mauro te lo elimina, come Mauro è una prima punta, cioè con Eder puoi affiancargli e fargli dividere il campo in due e giocare come fanno molti ora con il rombo a metà campo, perché poi ci siamo messi così con Rafinha trequartista, ci eravamo messi Vesino e Brozzo con i due centrocampisti e Ivan Perisic e Eder i due attaccanti, così come ci siamo messi dopo quando Ivan è andato a fare la mezzala e Caramò si è messo a fare l'attaccante centrodestra, con Eder l'attaccante centrosinistra e Rafinha trequartista. E secondo me si può fare, però poi far fare questo a Mauro vuol dire andare a creare anche difficoltà a lui, ecco, perché Mauro è una prima punta, per cui bisogna sempre fare progetti che possano essere perseguiti e che siano riconoscibili da un punto di vista di qualità dei calciatori, che la somma delle qualità di calciatori faccia poi la creazione di quel progetto lì, perché sennò diventa difficile, ecco. Buonasera, grazie.